Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio dire la mia opinione riguardo le possibili ripercussioni nella manifestazione della persona specifica, in modo tale che le persone che sono interessate a sapere come la penso possono andare a vedere direttamente questo video. Ci tengo a dire che questa è la mia opinione, io non ho la verità assoluta come non ce l'ha nessuno. Allora, a mio avviso non ci sono assolutamente ripercussioni nel manifestare la persona specifica e vi spiego perché. Voi già manifestate tutto il tempo come le altre persone si comportano con voi. Semplicemente, anziché farlo in maniera inconsapevole, lo fate in maniera consapevole. Anziché essere vittime di pensieri, credenze, aspettative e programmazioni negative che si sono accumulate per voi nel corso del tempo, lo fate da uno spazio che è più positivo e da uno spazio che è intelligente. Se voi volete attrarre situazioni di amore, situazioni che portano a vibrazioni positive e vibrazioni alte, è un bene perché quello è quello che vi tornerà indietro, perché così funziona. Viviamo in un mondo che si basa sull'energia, viviamo in un mondo dove attraiamo ciò che risuona la nostra vibrazione e la vita è molto più semplice di quello che si pensa. Io ho capito che le lezioni karmiche sono una grande, grande, non voglio dire parolacce, sono una cosa che è assolutamente infondata, ecco, diciamo così. Diciamo così, ve l'ho spiegato anche nel video precedente in cui vi ho portato il mio esempio e ho dimostrato che non è vero che ci sono lezioni karmiche da superare, ci sono semplicemente delle vibrazioni che portano a sentirsi in maniera negativa in molte circostanze che tendono spesso ad essere presenti perché si reiterano. È come se si stesse all'interno di un ciclo, si tende a pensare in maniera costante a determinate cose. Si tende a credere a determinate cose e poi quello si manifesta sul piano reale, ma non perché c'è una lezione da superare. Quando io parlo, ad esempio, nei miei video di superare determinate lezioni, anche perché io gli oracoli dove ho scritto lezione karmica li ho fatti tempo fa e a quell'epoca io credevo cose diverse rispetto ad ora, però insomma, adesso quando io parlo di lezioni da superare, intendo che è meglio cambiare vibrazione. Se determinate cose vi portano a sperimentare delle situazioni che per voi sono sfavorevoli, perché le percepite in maniera che è sfavorevole. Però non è che ci sia ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, dipende sempre dalla vostra percezione, com'è che voi vi sentite. La vita è molto più semplice di quello che si pensa. Noi attiriamo semplicemente in base alle nostre vibrazioni, non c'è nulla di giusto, non c'è nulla di sbagliato. La relazione con la persona specifica in passato per molti di voi si è chiusa non perché questo era già stato prestabilito da qualcuno, queste sono scemenze che non potranno mai essere dimostrate da nessuno, ve lo dico io perché. Perché c'erano determinate credenze che avevate, determinate aspettative, determinati pensieri sulle relazioni, su voi stessi, su quella persona in generale, e avete attratto eventi che rispondevano a quello, perché tutto è un riflesso, quella persona è un vostro riflesso, semplicemente questo, non perché qualcuno lo ha stabilito. E voi già state manifestando tutto il tempo come le persone si comportano con voi, anziché farlo in maniera inconsapevole, vittime di cose che voi non volete attrarre, lo fate in maniera consapevole per attrarre determinate cose. E non c'è nulla di male se voi volete una persona specifica, chiunque sia, non c'è nulla di male se volete attrarre delle cose che a voi fanno stare bene. Smettetela di credere che alcune cose fanno parte dell'ego, alcune cose fanno parte. Non ci sono giudizi, non ci sono giudizi, fate ciò che vi fa stare bene. Nella vita bisogna semplicemente sperimentare, tutto quello che accade è frutto delle proprie vibrazioni, non c'è nulla che sia giusto o sbagliato. Un'altra cosa voglio dire, se non c'è separazione tra gli individui, è tutto l'espressione di uno, ma come si possono avere delle ripercussioni? Io posso vivere qualsiasi esperienza con qualsiasi persona, perché sarebbe la stessa cosa, quella persona è il riflesso di quello che io ho dentro. Perché pensare di essere vittime delle circostanze significa essere sul giusto percorso? Ma stiamo scherzando? Ma prendete in mano la vostra vita per migliorarla. Questo è quello che io vi voglio insegnare. Io voglio vedere le persone entrare nel loro potere e manifestare ciò che a loro fa stare bene. Le persone che dicono che ci sono ripercussioni non lo potranno mai dimostrare. Questo è un modo di infondere paura e di creare dei blocchi, di creare delle resistenze. Il solo pensare che fare queste cose sia sbagliato è di per sé una credenza limitante che vi blocca nell'ottenere ciò che volete.
Ripeto, non c'è nessuno che vi giudica perché l'universo siete voi, il divino siete voi, siete l'espressione del divino, voi siete i creatori. Essendo voi i creatori, voi potete fare esattamente quello che volete. Nel momento in cui voi potete concepire qualcosa nella vostra mente, quella già può essere realtà. Ogni persona ha tante versioni di sé, ci sono tante possibili realtà che voi potete manifestare e non ci sono limiti. Nel momento in cui voi lo potete concepire, quello già può diventare realtà. Dovete semplicemente far sì che ciò che voi volete manifestare venga impresso nel vostro inconscio. È così. Come Joseph Alai dice, e non solo Joseph Alai, in realtà lo dice Neville Goddard, tutto è come se fosse un sogno. Quando voi sognate, vedete delle persone che sono le vostre proiezioni. Nel sogno quelle persone fanno determinate cose, ma è sempre dentro la vostra mente, è sempre dentro la vostra percezione. Ed è così la realtà esterna, è semplicemente un riflesso di tutto quello che voi avete dentro, a livello di pensieri, di credenze, a livello di aspettative, di convinzioni che si sono formate nel corso del tempo. Tutto qua. Le circostanze esterne non contano nulla. Non c'è nessuno che vi possa giudicare per quello che fate. Fate quello che vi fa stare bene. Utilizzate queste tecniche per cose che sono positive. Se voi volete manifestare positività ed amore, quello vi tornerà indietro. Se voi volete manifestare cose negative, vi torneranno indietro quelle. Così funziona. Superate qualsiasi forma di limitazione, entrate nel vostro potere. Io aspetto tante belle storie di successo da parte di ognuno di voi. Dimostrate che ciò è possibile, dimostrate di stare bene. Le persone che amano pensare in maniera limitata vivranno in maniera limitata, è un problema loro. Ma voi continuate a manifestare ciò che vi fa stare bene, non ci sono ripercussioni di nulla. Credere che ci siano è una forma di resistenza, è una forma di blocco, siete più forti della stessa. Io vi ringrazio di aver seguito questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti.